Bene ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vi presentiamo un giocatore che da ieri è stato accostato alla Lazio. E alcuni siti di informazione hanno accostato questo calciatore alla Lazio, calciatore che chiaramente non è che conoscevo in maniera molto attenta, sono andato ad approfondire la sua conoscenza e la condividerò chiaramente con voi in questo video di pochi minuti. Chiaramente ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, attivate le notifiche come sempre, insomma, invitiamo a fare all'inizio dei nostri video. Vado così a leggere dalla scheda tecnica, dalla scheda di presentazione su Transfer Market di questo giocatore. Sto parlando di Jonathan Burkatz, nella pronuncia tedesca così viene definito. Ho visto molte sue partite in queste ore. E quindi Burkatz è il suo cognome pronunciato in maniera corretta. Jonathan Burkatz è dell'11 luglio 2000, del 2000, è nato l'anno in cui la Lazio era praticamente da 2 mesi campione d'Italia, tedesco, 21 anni, alto 1,83 m, attaccante, punta centrale assolutamente, piede destro, contratto in scadenza nel 2024, l'ha rinnovato proprio la scorsa estate. Dico la verità, gioca benissimo con il sinistro, bene, 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 ha fatto anche ottimi gol di sinistro che andrete a vedere in questo video in cui abbiamo messo in evidenza le sue caratteristiche fisiche e tecniche, ma anche tattiche. Perché dico tattiche? Perché è un giocatore che, e attenzione, torno sempre a menare sul discorso della duttilità, è un giocatore che gioca benissimo a destra e a sinistra, gioca molto per la squadra, viene molto a ritroso a prendere palla, smista, punta l'uomo, ha un piede molto raffinato, grande fisicità, non teme i contrasti, si butta spesso in mezzo a due o tre avversari, non ha paura di figuracce, non è un giocatore, insomma, di quelli che possono sembrare fuffa e niente più. Invece no, è un giocatore che ripeto, ha molta tecnica, fisica, gol anche molto belli, quindi assolutamente da prendere in considerazione. Adesso la speranza è che questo giocatore, che ricordiamo si legge qua e là nei siti, il Mainz chieda 10 milioni di euro, se è questa la cifra reale, cosa che io non credo, per me è molto di più, assolutamente da andare a prendere. Ricordiamo che Burkatz gioca nel Mainz, chiaramente stiamo parlando della Bundesliga tedesca, la massima serie tedesca. Dominata chiaramente dal Bayern Monaco, ma questo a noi poco interessa, e leggo che il Mainz è esattamente a metà classifica e alterna vittorie e sconfitte. Insomma, è una squadra che finora in 17 partite ha ottenuto 7 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, 25 gol fatti e 17 subiti. Quindi assolutamente una squadra da centro classifica in cui questo giocatore si sta davvero mettendo in evidenza. Il fatto che sia stato accostato alla Lazio non può che essere, secondo me, una buona notizia. Ora la speranza è che nei prossimi giorni vengano confermate eventuali trattative a tal proposito. Perché dico la speranza? Perché dico la verità, è un giocatore che, seppur lo abbia studiato per poche ore, promette bene. Ma adesso bando alle ciance, bando alle mie chiacchiere, gustiamoci questo video tutti insieme e poi nei commenti a questo video andiamo a esprimere quello che è il nostro parere su questo giocatore.